Ciao, sono Davide. Allora, oggi andiamo a preparare il fiocchetto di prosciutto. Allora, fiocchetto di prosciutto, fiocchetto di culatello. Perché è il cugino minore del culatello. Ma prima di parlarvi del fiocchetto, parliamo un po' di anatomia del prosciutto. Allora, qui davanti a me ho una coscia intera di prosciutto e da questa coscia andiamo a ricavarci il pezzettino per fare il fiocchetto. Allora, la parte più bassa che voi potete vedere, questa qua, che nel prosciutto stagionato io chiamo falsa pera, comunque sia, è la noce del maiale, la noce della coscia. Mentre invece la parte sinistra dell'osso, questa parte qua, come avete visto, vi ho fatto vedere anche nel video del culatello, che vi lascio il link qua, potete andare a vedere, si ricava il culatello. Ma andiamo a vedere. Allora, ci sono due. Io conosco due maniere per la preparazione del fiocchetto. Una è quella in cotenna e una è quella senza cotenna e quindi poi dopo imbudellato. Oggi vi farò vedere quella con cotenna. Per prima cosa, naturalmente, andiamo a togliere la cotenna. No, sì, andiamo a dividere il prosciutto, però una parte di cotenna vuole tolta. Quindi pian pianino vado in questa maniera a rifilare il prosciutto. Vi faccio proprio vedere dall'inizio, da dove viene staccato questo benedetto fiocchetto. Stacco la cotenna, ne approfitto per dividere il prosciutto perché con l'altra metà poi dopo ci farò un culatello, ma non farò il video perché l'ho già fatto, me lo preparo per quest'altro anno. Comunque, vado a staccarci la cotica. In questa maniera, non troppo da questa parte perché mi servirà per coprire poi il fiocchetto. Ecco fatto. Vado a staccare questo qua che è lo stinco che non farà parte del progetto, però mi andrà ad aprire delle strade, diciamo, mi farà vedere delle vene che devo seguire per andare a staccare la noce. Adesso non è necessario proprio staccarlo, io vi faccio vedere per semplificare un po' a chi è alle prime armi che non l'ha mai fatto e vuole provarci. Quindi vado con calma, cerco di farvi vedere il meglio possibile il discorso del disosso. È già staccato. Questo è il famoso stinco con questo qua. Ci potete ricavare osso buchi oppure il famoso stinco. E adesso mi sono liberato praticamente tutta la parte di dietro la noce e sopra la fesa. Allora, io potrei tirare giù dritto in questa maniera, ma cercherò di farvi vedere la vena corretta da andare ad aprire, che è proprio questo qui, vedete a forma di Superman, è proprio la fesa, scusate. Tiro via anche questo sicino che non ne abbiamo bisogno. Questo qua è un pezzettino dell'osso del bacino. È piccolino, però qua davanti c'è. E vuole tolto perché non ne abbiamo bisogno. Logicamente io sto lavorando a favore di camera, quindi sono un po' scomodo. Vado ad aprire la parte della noce. Praticamente qua di fianco trovate una vena che è praticamente la strada corretta per
per ricavare la nocetta. Praticamente da questo lato è attaccata all'osso . Adesso io l'ho staccata dall'osso, vado giù pari proprio per poter mantenere la cotenna nella parte inferiore. Ecco, guardate, questo è il pezzo da dove ricaveremo il fiocchetto. Bene, lo mettiamo un attimo da parte, tiro via l'osso così vi faccio vedere definitivamente anche da dove si ricava il culatello. Come vedete hanno due anatomie totalmente diverse, perché la noce è un pezzo meno muscoloso della parte del culatello, perché è soltanto, diciamo, un pezzo, è una bistecca, è proprio tutto un pezzo, mentre invece la parte del culatello comprende più parti della coscia del maiale, comprende la fesa, comprende il sottofesa e comprende anche un pezzettino del famoso pesce, che è quel pezzo di carne dove c'era appoggiato, dove era attaccato, diciamo, allo stinco, che è proprio una parte più muscolosa. Se ne andrà a tenere solo una parte di questo pesce, perché un po' va rifilato. Questo grossolanamente è il pezzo del culatello. Naturalmente vuole scotennato e rifilato. Adesso comunque noi lo metto da parte, che lo faccio in un secondo momento, però il prosciutto in realtà è già disossato. Passiamo al discorso del fiocchetto. Ecco qua, vuole rifilato bene, deve rimanere proprio un pezzo fatto a pera, quindi andiamo a tirarci via proprio tutta la parte in esubero davanti, proprio così, lo sgrassiamo leggermente, lo vado proprio a rifilare, da approntare proprio per la salatura. Anche con questo pezzo qua bisogna stare molto attenti, perché è proprio la parte dove c'è quella famosa vena che avete visto nel video del prosciutto stagionato. Per tutto il periodo sono andato a spremere, quindi anche questo qua è una vena che contiene parecchio sangue e bisogna farla spurgare. Allora, qui abbiamo l'osso della nocetta. Questo osso qui c'è chi ce lo lascia per la fase della salatura, io ce lo tiro via perché mi piace più che il sale, preferisco che il sale vada dentro al buchetto. Però c'è chi lo lascia per poterla appendere in un secondo momento, la tira via quando è già un po' più stagionata. Io faccio così perché mi trovo bene, vedete, ho tirato via l'ossicino, è praticamente una leggera rifilata qua sopra. Qua di fianco. Ecco, guardate, ha già preso forma, una leggera rifilata alla cotica qua sotto, e anche qua in punta. Questa è la famosa vena che adesso, poi dopo, quando è sotto mora, io andrò a massaggiare per poter far uscire il sangue. Bene, questo è il fiocchetto. Andiamo alla salatura.
Allora, la salatura, però prima della salatura lo vado a inserire in una rete. Perché lo metto in una rete? Lo metto in una rete perché la rete lo terrà bello stretto e bello compatto per il periodo della salatura, che così è proprio il momento che si va un po' a rassodare, così manterrà una forma più a pera. Allora, siccome il pezzo è un pochettino più grande e nel mio tubo questo qua non ci sta dentro, mi sono fatto ho inserito un po' di rete in una bottiglia da olio con un po' di fatica, e provo a vedere se con questo sistema riesco a metterci la rete. Quindi l'ho inserito dalla parte del becco e vado a tagliarci via il sedere, metto dentro il pezzo di carne e provo a tirarlo fuori con la rete. Adesso la gonfio un pochettino, vediamo se sarà un successo. Vado a tirargli via proprio il fondello. Così, vedete? Metto dentro il pezzo di carne. Ecco, guardate, bene o male ci sono riuscito. Adesso lo sistemo un pochettino che rimanga nella forma consona. E poi vado a salarlo. Vedete che la forma a pera che prende, questo qua non ne ho più bisogno. Ecco qua. Tanto mi serve soltanto per la fase di salatura, perché poi dopo io dopo vi faccio vedere dopo che l'andrò a togliere. Allora, salatura. Io ho preparato 1 chilo di sale medio di cervia. Questo è proprio 1 chilo di sale medio. Logicamente è molto per un culatello, perché la sua dose sarebbe 30 grammi per chilo. Ok? Quello che gli rimane attaccato sono 30 grammi per chilo. Vado ad aggiungerci a 1 chilo di sale medio di cervia 120 grammi di pepe spezzato. Ok? È pepe spezzato proprio questo. Ce lo aggiungo e vado a mescolarlo. È proprio la stessa salatura del culatello. Io la faccio in questa maniera. Però anziché usare, magari adesso il culatello è 2,6 kg, anziché usare 70-80 grammi di sale che potrebbero cadere, non rimanere sopra, io ce lo metto dentro qua nel sale, e quello che ci rimane attaccato è quello giusto, è giusto per la salatura. Allora, e questo è il sale. Mi sono preparato una ciotolina già da ieri sera con dentro del vino. Ho messo del lambrusco con uno spicchio d'aglio, in maniera che così lo utilizzo un po' anche come disinfettante, ma vado anche ad inumidire la parte della cotica, sapete che per fargli rimanere il sale attaccato, e vado ad inumidire anche un po' la carne, aiuterà il sale a sciogliersi e a rimanere attaccato. Quindi io mi preparo una teglia forata, vedete, così, e sotto ce ne metto un'altra per poi posizionarci il fiocchetto. Allora vado con la salatura. Prendo il mio vino e poco alla volta, così lo inumidite in questa maniera. Anche la parte sotto, che è proprio dove c'è la cotica. Lo sto facendo sul sale perché tanto dopo devo fare anche il culatello, il sale mi serve per quello, eh? Per questo ne ho fatto un po' più in abbondanza. Ecco, guardate, pochissimo, proprio per inumidirlo. Poi ci mettete sopra il sale. Massaggiate, mi raccomando.
guardate, adesso io ci faccio così. Quello che ha tenuto sopra il culatello è quello sufficiente per la mora, quindi lo inserisco dentro la mia bacinellina, anche perché farà un po' di acqua e quindi andrà a sgocciolare sotto. Praticamente è la stessa identica salatura, il procedimento è quello che ho utilizzato nel video del culatello. L'unica differenza è il tempo di permanenza in frigo, mi raccomando, col sale. Se col culatello erano 6 giorni, avevo detto che più o meno sono un giorno per chilo, questo qua è 2,5 kg, lo terrò 3-4 giorni al massimo. Al terzo giorno vado a controllarlo, se vedo che rimangono, ci sono delle parti che non hanno cambiato colore e non hanno preso bene il sale, andrò a farci un'aggiuntina di sale e lo lascerò un giorno in più. Ma normalmente 3 giorni sono sufficienti. Va bene, adesso io questo lo metto in frigo, ci vediamo appena è pronto. Bene, passati 4 giorni, io l'ho tenuto 4 giorni sotto mora, ovvero sotto sale e pepe, e andiamo a sciacquare il pezzo. Allora, durante questi 4 giorni ha fatto dell'acqua che io ho vuotato un paio di volte, vedete ce n'è ancora qua sotto, però è rimasto sospeso, quindi non è stato a contatto con l'acqua. E vado a sciacquarlo con del vino. Allora, mettiamo da parte, prendo una bacinella dove c'è una griglia sotto, così riesco a sgocciolarlo bene. Con del vino vado a sciacquare il fiocco. Vedete, ha cambiato colore, si è rassodato, il pezzo è diventato proprio bello sodo. E quindi adesso manterrà la forma, diciamo. Io sto utilizzando del Lambrusco, avevo una bottiglia aperta, utilizzo questo vino, dopo basta che sia rosso, utilizzate quello lì, insomma. Ecco. Tutto il sale in eccesso che c'è lo fate andare via, e se ci rimane qualche chicchino di pepe non succede niente. Adesso lo asciughiamo bene con un canovaccio. E adesso lo appendo in questa maniera qui, io lo lascio in cucina, guardate, lo metto proprio qua, ci lascerò sotto una bacinella perché così continua a sgocciolare, rimarrà qua un paio di giorni a temperatura ambiente. Adesso io qui ho fresco, non ho 20 gradi ma ne ho 14 o 15 perché qui c'è più freschino.
lo lascerò qua un paio di giorni e poi dopo lo trasferisco in cantina. Oppure, se non avete la possibilità di metterlo in cantina, lo mettete in frigo, appeso che non tocchi da nessuna parte. Vedrete che fra 5, 6, 7 giorni inizierà a farci una crosticina. La parte della carne scoperta dalla cotica inizierà a fare una crosticina. Quello è il momento per andare a spalmarci sopra la sugna. Ma ci vediamo fra 5-6 giorni. Allora, in realtà sono passati 15 giorni, quindi ci è voluto un pochino più di tempo. Guardate il colore, è diventato proprio bella. Bella asciutta, ha fatto una bella crosticina. Adesso ci vado a togliere via la rete perché andremo a spalmarci la sugna. Vi ricordo che ho pubblicato il video su come fare la sugna in casa, quindi se volete replicarla vi metto il link qua, così potete farvela in casa, o se no potete anche comprarla. E andate dal salumiere o dal macellaio, magari ve la procura. Questa qua è la sugna, vedete, non è altro che strutto e farina di riso. Io, se avete visto il video, avete visto che non ci metto pepe, non ci metto altro. Tenetela fuori dal frigo così si ammorbidisce e poi andiamo a spalmarcela sopra, così come ho fatto nel video del prosciutto. Questa sugna che vado a metterci andrà a proteggere la carne del fiocco, diciamo quella più esposta, e farà sì che non diventi più secca del dovuto, la proteggerà sicuramente dagli insetti, perlomeno in una prima fase. Voi tenetelo sempre controllato, perché comunque se l'insetto si appoggia comunque arriva ad appoggiarsi sulla sugna, se ve ne accorgete in tempo riuscite a tirarlo via. E terrà morbida la carne sotto. Ecco, guardate, non mettetecene una tonnellata, vedete? Abbiamo ricoperto tutta la parte che è carne viva, diciamo, ho lasciato fuori un pochettino il grasso e la cotica, e questo è il risultato. Adesso lo vado a mettere in una rete, questa qua è una rete di recupero di un altro salume, perché non voglio forarlo, non ho voluto farci buchi per la corda, e utilizzerò questa rete per andarlo ad appendere in questa maniera. Ok, io adesso lo rimetterò in cantina o in frigo, in base a come avete iniziato la stagionatura. In cantina io ho 15-16 gradi, c'è un'umidità del, dove tengo questo qua c'è un'umidità del 70%, per me è sufficiente per la stagionatura di questo fiocchetto. Intanto l'attacco qua, rimarrà più o meno in stagionatura all'incirca dai 5 ai 6 mesi, essendo un pezzo non tanto grosso avrà una stagionatura molto inferiore al prosciutto crudo, e quindi fra 5-6 mesi sarà pronto. Allora, io qui ho il fiocco che ho preparato in precedenza, che è già pronto, sono passati 6 mesi, questo qua è il risultato, ve lo faccio vedere, è inutile che vi dica che sia quello lì stagionato, ma in realtà è un fiocchetto che avevo preparato prima. Quindi adesso vado a tagliarlo in due perché sono molto curioso. Io lo taglio in due perché ne faccio due parti, come sempre vi dico che metà lo tengo sotto vuoto e metà lo tengo in taglio, che poi dopo quello che tengo in taglio, finito di utilizzare, lo torno a mettere sotto vuoto, perché rimane sempre perfetto, non diventa nero, cerco di non rompere il sacchetto del sottovuoto e lo riutilizzo per rimetterlo sotto vuoto. Con una macchinetta da due soldi riuscite a farlo anche voi a casa. Allora vado a tagliarlo perché sono molto curioso. Allora, dal taglio la stagionatura c'è. Il profumo è buonissimo, il prosciutto sembra stagionato piuttosto bene. Adesso andiamo
prosciutto, il fiocchetto, insomma. Si do una sistemata perché voglio assaggiarlo. Mi raccomando, tirate via tutto il giallo, perché è meglio non mangiarlo. Ecco, a me il prosciutto piace o grosso grosso, proprio da mozzicarlo bene coi denti, o piuttosto sottile. Guardate, guardate che fettina. Qui in poco tempo, nel giro di 5-6 mesi, avete, diciamo, un prosciutto più piccolino, però. Una bontà, signori. Dolce, dolce come il miele, buonissimo. Ne faccio un'altra fettina perché merita. Io direi che come preparazione sia piuttosto semplice, basta avere un posto un po' fresco, giusto, insomma, per la stagionatura, e otterrete uno spettacolo buonissimo. Che poi questa qua è la parte della falsa pera del prosciutto. Naturalmente, quando fate poi stagionare il prosciutto, andate a tirare via la falsa pera, che è la parte più piccolina del prosciutto. Questo qua è il fianchetto, la falsa pera. Però stagionato in questa maniera rimane più dolce. Va bene, direi che il risultato è ottimo, abbiamo ottenuto un bel risultato. Quindi provateci a casa, perché è semplice, chi gli piace poi dopo prepararsi i salumi fatti in casa. Io direi che il video lo possiamo concludere. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale, cliccate qua, attivate la campanella, perché così riceverete le notifiche e saprete quando caricherò un nuovo video o solo in diretta. Iscrivetevi anche sugli altri vari social, Facebook, Instagram, YouTube ci siete già, e anche il canale Viola, ok? Mi raccomando, il canale Viola, che mi piacerebbe poi cominciare, cioè fare le dirette lì. E vi ricordo che su Discord, che è un programmino, chi non lo conosce, è un'applicazione che si può installare anche nel cellulare, nella pagina principale del mio canale c'è un link per poter accedere, diciamo, ho fatto una stanza dove poter parlare dei salumi, mandare foto, confrontarci e fare delle chiacchiere. Ecco, è appena partita, non siamo in tantissimi, però chi c'è vuol dire che è interessato e ha da dire la sua. Va bene, io vi ringrazio e direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Un saluto da Davide, ciao.